Ciao a tutti, finalmente siamo arrivati alla sera del gran debutto. Io da quella scalinata sono scesa l'anno scorso e stasera vedremo le nostre 16 debuttanti. Quindi non ci resta che augurare a tutti buona fortuna, a tutte buona fortuna e buon divertimento! È stata una settimana fantastica e questa sera lo sarà ancora di più. E cosa dire, è ricca di emozioni, è stato tutto bellissimo e sarà un successo. Non mi sembra vero che sia già arrivato, diciamo, sabato e che stasera è la gran serata, ma sono sicura che sarà fantastica anche grazie all'aiuto dei nostri cavalieri e ci divertiremo un sacco, saremo emozionatissime. E spero vada tutto bene e che di non cadere, che mia mamma arrivi perché è bloccata in stazione e che anche coi vestiti non inciampare, però per il resto penso sia stata una bella settimana e questo è un bel modo per rincoronare questo momento. Io sto pensando che questa serata è unica nella vita e che dovrò godermi ogni secondo perché non ritornerà e sarà bellissimo. Io sto pensando principalmente a quanto sono agitata, anche se però so che comunque finalmente sono arrivata a questo grande passo, lo sto per fare e sono comunque felicissima. Spero che vada tutto bene, ma sono quasi certa che andrà tutto bene. Sto pensando che questa settimana è passata stravelocemente, fino a 10 minuti fa ero tranquilla e adesso che stiamo facendo le prove generali non sono per niente tranquilla, però so che andrà bene. Sono agitatissima, spero che vada tutto bene, soprattutto la scala e poi niente, non vedo l'ora che venga stasera. Stiamo per fare le prove generali, sono agitatissima, non vedo l'ora di stasera, spero vada tutto bene, soprattutto la discesa che è quella un po' che preoccupa tutti e niente, spero vada tutto bene. Io sono piena d'adrenalina, nel senso che vedere le luci, vedere che tutto sta iniziando è pazzesco e come tutte le altre spero vada bene la serata. Adesso stiamo aspettando di fare le ultime prove e sono agitatissima, non vedo l'ora che i miei mi vedano col vestito. E spero che soprattutto il ballo riesca a uscire perfetto. Sono super agitata e penso che stasera comunque andrà bene, anche perché è stata una settimana dura, ma penso che stasera ne varrà la pena. Io sono molto emozionata, penso che comunque una sera così non ritorni mai più e voglio vivermela al pieno. Sono molto emozionata, spero di non cadere dalle scale e finalmente vivo questo sogno, quindi spero di non rovinare niente. Come tutte sono emozionatissima, spero vada tutto per il meglio e in una bella serata per tutti. Il momento tanto atteso ormai è arrivato, speriamo tutto bene, incrociamo le dita. Allora, è passato quasi un anno dalla mia iscrizione e finalmente è arrivato questo giorno. Spero di passare una bella serata e andrà tutto per il meglio. Grazie. Sono qui seduta sulla tanto temuta scalinata. Le Deb 2016 sono pronte. In bocca al lupo, ragazze.
vincitrice del premio Beauty 24. Martina Verdemati. La vincitrice del book fotografico di Giancarlo Parazzoli è Adelina Suvita. Allora Paolo, ma chi sarà questa damigella 2016? Io non lo so, lo sai tu, dammelo tu. Martina Beatrice Fenaroli. Alessia Lucrezia Fenaroli. Vince il bando delle debuttanti 2016 di Stresa, Luisa Di Mare. Sono Martina Beatrice Fenaroli e Alessia Lucrezia Fenaroli, sorelle gemelle, le nostre damigelle e la vincitrice Luisa Di Mare. La serata è andata benissimo, è stata un'emozione unica scendere le scale e anche ballare, ma ci siamo riusciti benissimo nonostante i vestiti ingombranti. Ora aspettiamo da mangiare perché effettivamente ho fame. Poteva andare meglio, ma dai, è andata bene. Non sono caduta dalla scala principale e dai. Beh, in realtà è andata bene. Devo dire che è andata molto bene, non sono caduta. Però mi hanno pestato il vestito, maledetto metà dei cavalieri. Però sono contenta. È stato bellissimo, io non sono caduta, sono andata molto bene come speravo, ma passo la parola al mio cavaliere che voleva dire due parole. È stata, anche quest'anno è andata, ormai siamo alla terza edizione di fila, quindi è andata bene anche quest'anno, siamo felici. Buonasera, è andato tutto bene e adesso ci godiamo la cena tutti quanti. È andato tutto bene, siamo tutte contente e non siamo cadute dalla scala, quindi direi che adesso possiamo rilassarci. È stata una serata stupenda, spero che prosegua nel verso giusto. Con oggi abbiamo avuto la possibilità di realizzare un nostro sogno e abbiamo avuto la possibilità di conoscere un sacco di gente fantastica e speriamo che questo rapporto perduri nel tempo e ringraziamo la Giovanna per l'occasione che ci ha dato. È veramente un piacere essere qui e goderci questa serata, grazie.